Allora, pronto? 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 Signora mia! Signora! Si è svegliato. Pronto? Buonasera. Buonasera. Come sta lei? Bene, voi? No, stavo dormendo, l'amico ci deve saltare. Allora, quanti anni ha, mi scusi? 22. Lei ha 22 anni? Sì. Che segno è? Capricorno. Tuo segno? Scusate, una risata c'è nervosa. Che non no, c'è tutto. Signora mia, mi scusi, ma le mando un fiore in sostituzione. Ecco, dai, accendiamo grazie. Anche la cantina. Un attimo. Tutto per lei questo fiore. Mi è arrivato. È arrivato? Sì, sì. Ha rotto il vetro? No, non ti preoccupare. Va bene. Madonna. Scusate. No, non mi condannate, sto accendendo una candela a San Lorenzo. Ah, scusami. A Lorenzo Mainirlo, ecco qua. Riposa in pace. Allora, vediamo un po', mettiamola. Ma come devo fare? Il vaso sotto sopra? Vabbè. E poi cosa devo fare? Ah, un po' di fiato. Senti. No, mi sembra di stare in cantina. Mi do quell'impressione. Per il numero. Speriamo che non cade qua. No, Lorenzo, vieni a sistemare un attimo sta candela, ti prego. Antonio, vieni a sistemare un attimo la candela, per favore. Antonio? Gennaro? Sì, signora, lei deve aspettare, per favore, perché c'è un problema di candela qua. Scusami. Abbiate pazienza un po'. No, scusate un attimo, no, questo no. La mia sigaretta è una sigaretta da queste zone e località è a Valpadana. Nebbia, sì, sta facendo lo stufato. Signori miei, non ve ne dico, di cotte e di crude, volano le cose, vola tutto, grazie. Io, strano, sono partito con le chimme e trovo Marlboro. Comunque, vabbè, ci accontentiamo. Signora mia! Dimmi. Si calma. Un attimo che facciamo un po' di pulizia. La candela non si vede. Ecco qua. La candela è. Ecco qua, perfetto. Adesso siamo proprio al cimitero. Ce l'ho davanti. Sì, che cosa? La candela? La candela. Sì, adesso la mettiamo sul lato sinistro. Come vuoi. O la preferisce qua? Come vuoi. Mettiamola a centro, forse è meglio. No, di lato. Solo il prete dobbiamo chiamare, tra poco. Siamo al posto. Va bene così? Sì, sì, va bene. È felice di vedere la candela questa sera? Se va bene per te? No, la candela va bene per lei, signora. Ah, mi dispiace per lei, ma... Attenzione, prego. La candela la volete... No, io non tocco le candele, per favore, cioè... Mi dispiace. Va bene qua? Due. Grazie. Uno, lei sì che è uno, molto gentile. Cinque. Allora, dimmi. Amore, salute o fare adesso? Amore. Ma scusate un attimo, ma a voi vi piace questo programma? Sì, molto. O non vi piace, scusate, perché se a voi non piace, noi lo facciamo lo stesso. Senti, Gennaro, sei bravissimo. No, ti ringrazio comunque, a parte gli scherzi, facciamo questa cosa perché guarda, il sabato ci divertiamo un po' per la verità. Non è un programma questo qua culturale, è un programma di tradizioni locali che poi esistono le fatture. Abbiamo potuto, a parte gli scherzi, un attimo di riflessione, perché fra tante stupidaggini, a livello così, diciamo, che ci divertiamo a parlare, a discorrere, però diciamo anche le cose vere, questo è poco ma è sicuro, perché la gente ci apprezza proprio per questo, perché noi di Telegolfo, anche se vedete, giochiamo con il fonico, giochiamo con il cameraman, giochiamo con Claudio, giochiamo un po' con tutti, però la sostanza noi la diamo in sostanza, parliamoci chiaro. Voglio dirvi questo, parlando su Canale 5, abbiamo dovuto osservare... Abbiamo potuto osservare molto bene che si è parlato ultimamente di fatture. Il male esiste, signori, sta anche a Telegolfo, Antonio Torretti. Il male è sempre esistito. 2, 2, 1, 1, 5. Allora, amore, salute o affari? Amore. Io stavo per dire una cosa, sono venuto a fregare la cazzo. Ti devo dire il nome? No, veramente, io vorrei... No, guardi, ma qui... Allora, facciamo una magia. Allora... Signora, sì, mi ascolta lei? Sì. Adesso faremo un esperimento. Sì, facciamo scomparire la candela.
mi ha preceduto questa disgrazieta. Allora, lei sì che è molto... Allora, ah, antipatica. Scusami. Sì, mettiamola da capo. Arrivato in ritardo stavolta. Orribile chi... Vabbè, dopo la... non mi fate così fissare con la candela, perché dopo mi va a finire che non... Facciamo scomparire? No, 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 aspetta. La vuoi? Sì, no, la non ha funzionato la Attenzione, prego. Abracatabra. Non ho capito. Scusa, stavi dicendo? È la SIP. 2. Ah, è la SIP questa? Sì. Ah, ho capito, non l'avevo riconosciuta. È qualcuno che ci vuole disturbare. E noi... Non ce ne frega però. A te ti frega? No, io non la penso proprio. Anzi, digli una bella parolina alla SIP se gliela potresti dire. No, non la posso dire. Perché? Perché sono cattolica. Sei apostolica pure? Sì, sono cattolica. Ma apostolica lo sei? No, cattolica. Scusate, ma lei non è apostolica pure? No. Abbiate pazienza. E allora non è apostolica romana lei? Ah, mi sono confuso con Cleopatra, mi scusi. Comunque, allora... Allora, amore, salute o affari? Amore. Amore, però lei mi deve dire, prima di farle la veggenza, un rosario. No, veramente, non sto scherzando, perché vedo una carta molto brutta qua, riguardando la salute di un suo genitore. Faccia... Non ho capito? Vedo la salute di un suo genitore che non sta bene. Davvero? Sì. Faccia una preghiera. Vabbè. Io non la sento comunque. No, no, non ti preoccupare. La stai facendo? Sì. Allora, ha detto sull'amore, vero? Hai detto sull'amore? Sì. No, no. Antonio, scusa un attimo, vieni un attimo qua, Gennaro, vieni. No, Antonio, però così non si fa. No, veramente, ti voglio un attimo qua per scendere. Allora. Antonio, io devo fare l'esperimento, devo assorbire 4,7. Sì, allora venga, venga per favore, venga, venga. Sì, sì, sì. Gennaro, vieni. No, scusami un attimo perché c'è appunto Baldraghe. Puoi venire un attimo? Gennaro, ecco, è venuto davanti alle camere. Un altro. Però facciamo contrasto, Gennaro e Gennaro. Abbassa la testa per piacere. Sì, mettilo così questo. Abbassa la testa. Abbassa la testa! Non ti muovere da così a così. Poverino. Chi poverino? Io o lui? Lui. Deve stare per mezz'ora così adesso. No, no, non ti muovere, Gennaro, veramente. Allora, ma io vorrei capire perché la camera è spostata in quel modo. Comunque, io sto assorbendo, non ti preoccupare. Quando te lo faccio sapere, d'accordo? Ti senti strano? No. Non ti senti strano? No, non ho capito, mi scusi? Cosa dice lei? Io non lo capisco, guarda. Non ti sente strano? Vede azzurro? Ah, vede in bianco e nero, ecco, già abbiamo eliminato i colori dalla sua memoria. Perfetto, questo fiore perché lo porta dai, in mano? Dai, che ci vuole? No, stiamo assorbendo, signora mia. Lei, mi lei deve capire che io in questo momento sto facendo una trasfusione. Sto ragazzo, infatti, da maschio lo facciamo diventare donna. Femmina. Ecco qua, ok. Sei contento? Sei contento? Sì. Benissimo. Ecco, saluta la telespettatrice. Ciao. Molto carino. Sì, mandagli la rosa per piacere, che te la porti a casa la rosa. Va bene, te l'ha dato con tanto amore. Come? Buonasera, lei è molto cortese. Te l'ha dato proprio in modo delicato. Cioè, questo è Facundo che ti ha fatto un omaggio floreale, proprio con delicatezza proprio. Se era una pietra era la stessa cosa. Allora. Ma io non so, questi perché piangono sempre qua? Piangono sempre. Sono delle lacrime. Ma non lo so, hanno fatto una valle di lacrime qua, ci bisogna camminare con gli stivali qui a Telecurso. Ma sono uscite le lacrime. A chi? A me. A te sono uscite le lacrime? Nelle carte. È uscita una cosa non tanto piacevole. Che sofferenza è? D'amore. Cosa? Sì, abbiamo, diciamo, come potete vedere, le particelle, diciamo, più che sofferenza, il ritratto di Raffaello, uno dei più tipi e storici eventi dell'anno, potete osservare sulla mia destra, o bene sulla sinistra per coloro che si trovano sulla sinistra. Comunque non ti capisco bene. Allora, sto dicendo, il personaggio che abbiamo qui di fronte, lei lo vede? Dietro di te? Sì. Ah.
Un bel disegno. Come? Un bel disegno. Le piace, le dico? Sì, sì, mi piace. Dica la verità, è proprio un quadro di Raffaello, eh? Sì, sì. È un'ordinanza proprio temperata al giusto punto. Vabbè, comunque la regia è sempre gentile, molto gentile devo dire. Allora, comunque, andiamo avanti perché i tecnici questa sera giusto. Sono sempre gli soliti, non cambieranno. Amano fare scherzi. Amano fare gli scherzi e io accetto anche gli scherzi perché è una trasmissione divertevole questa qua. Senti tesoro, senti, per te, tanto per cambiare è uscito un diavolo. Un? Ma io non ho capito, così orribile sono. Un diavolo è uscito per lei, facciamolo vedere un attimo questo diavolo. No, scusate, io ho detto, quello non è un diavolo, abbiate pazienza. Quello è un diavolo, comunque facciamo vedere un attimo, guarda, io devo dare le dimissioni qua. Allora, facciamo vedere un attimo. Questo diavolo? Sì. Eccolo qua? Sì. Ecco, lo vede questo diavolo? Sì. Signora mia, cioè signorina mia, lei sì? ha questo stato di negatività, però le dico subito una cosa. Sì? Io vedo che lei ha sofferto molto d'amore. Cosa? Deve, ha sofferto molto d'amore. Sto soffrendo. Perché questo ragazzo vi ha lasciato su due piedi. Ciro chi è? Non lo conosco. È stato un suo ragazzo del passato? No, no, no. E allora evidentemente dovrà essere quello futuristico. Scusami, Gigi chi è Luigi? Mio fratello. Tuo fratello? Quanti anni ha tuo fratello Luigi? 24. Ma che attività svolge, scusami? Tiene il negozio. Ho capito. Senti, Pasquale chi è? Non lo so. No, Pasquale, no, non mi dire non lo sai perché a me lo vedo qua totale proprio. Chi è questo Pasquale? Non lo conosco. Pasquale è quello che porta... Non mi far proseguire? Quella che porta? Dai, vedi che lo sai, perché non me lo vuoi dire a lui? Non lo conosco, te lo giuro. Tesoro, Pasquale è quel ragazzo biondo. Ah, sì, sì. Mi hai fatto scusami, Gennaro. No, io... Hai ragione. Io lo vedo che cammina qui nelle carte, allora me lo devo ricordare. Scusate, io non mi sbaglio, è possibile, perché ormai è il mio mestiere questo. Se io, guarda, ti voglio dire una cosa, se io non sarei sicuro della mia veggenza, cioè io faccio questo mestiere perché? Perché ci credo, se io sarei il primo a non crederci, è inutile che io continuerei. Ma è una persona che incontrerò? Sì. Senti. Dimmi. Ti voglio dire una cosa, Ercolano cosa c'entra? Cosa? Ercolano cosa c'entra? È la città in cui diciamo che le origini sono nate, ho capito. Cioè sì. Per farti capire, il padre del mio ragazzo abitava ad Ercolano. Sì, ho capito, perfetto. Però senti, lui ha le origini attorno dei greci. C'è un altro oggetto misterioso? Allora dalla regia si sono pronti per l'oggetto misterioso. Un attimo solo, perché lei può vincere un altro talismano. Talismano? Allora, deve intercettare questo oggetto che la regia ha preparato, che io non conosco, vi prego di scrivermelo su un pezzo di carta. L'oggetto qual è? Cioè, quello è l'oggetto. Vogliamo farlo rivedere, perché ancora... Non l'ho visto. No, nemmeno io, cioè non ho capito. Allora, siamo pronti con l'oggetto misterioso? Ecco, la regia, sono pronti quasi, tra poco vedrete l'oggetto misterioso e quindi lo vedremo tutti quanti. Madonna, lei mi fa morire. Eccolo qua. Questo è l'oggetto misterioso. Ma io non vedo niente. Cosa? Non vedo niente. Signora mia, si mette un paio di occhiali. E li porto. Li porto, si mette un cannocchiale allora. Ho una lente, diciamo, allora, una investigativa. Oh, investigativa è stata grande, va. Va bene, per l'amore lei sarà soddisfatta, pagata in tutti i sensi. Avrò dei figli? Certo, io vedo in procinto già dei figli. Ma lei già ha avuto dei figli? Scusate tanto. No. Perché vedo qua dei figli in arrivo. Dei figli in arrivo? Sì, sì. Perché fuoriesce una carta molto soggettiva. Senti, mi vuoi parlare? Ma esce il mio ragazzo. Esce tutta una discordia. Vedo un abbandono da parte sua. Sì. Però vedo anche che questo rapporto
andrà avanti fino a un certo punto, dopodiché, diciamo, verrà interrotto. Perché? Verrà interrotto per il semplice motivo che ci saranno delle cattive voci sul tuo conto, hai capito? Però tu non, cioè, la gente non andare mai con voce del popolo, perché la gente è abituata a fare queste cose. Ah, sono cattivi? Sì, molto cattivi. Ti faccio tanti auguri, tesoro. Ti ringrazio. Un bacione.